associazione Esperia. E durante questa serata volevamo parlare diciamo, dell'esperienza politica. Quindi abbiamo Luca Steinmann che ci darà Buonasera. un quadro dell'esperienza democratica solida ma scricchiolante tedesca e Ubaldo Casotto che invece ci parlerà della figura di Václav Havel. Perché abbiamo scelto questa figura? Perché ci sembra, in questa situazione un po', diciamo, appunto di crisi della società civile, della società politica, ci sembra una figura da cui si può ripartire per lo sguardo che Havel aveva sulla società civile e sul ruolo del cittadino. Quindi, niente, volevo brevemente introdurre e lascio la parola a Ferruccio Capelli per iniziare. Bene, proviamo a iniziare. Vi devo dire francamente che l'incontro questa sera, come mi hanno proposto i nostri giovani amici di Esperia, è più complicato del solito, perché mi hanno proposto come argomento una questione enorme, enorme da affrontare. Il titolo che mi hanno proposto è La politica dopo la crisi dei corpi intermedi, che detto questo uno dice, oh Madonna Santa, come affronto una questione così grossa in una serata. E poi devo dire, cosa che complica ulteriormente la cosa, come interlocutore, sono due autorevoli interlocutori, Luca Steinmann e Ubaldo Casotto, due giornalisti autorevoli che hanno angoli privilegiati su due questioni molto diverse. La Germania, Luca Steinmann è, come dire, la cecchia, ma in realtà soprattutto la figura di Václav Havel, Ubaldo Casotto. Non è facile tenere un filo conduttore in questo ragionamento e allora penso, cerco di interpretare lo spirito dei nostri giovani amici, cercando di fare una rapida introduzione in modo tale da rendere più, come dire, di far scorrere meglio poi il contributo dei nostri amici, sperando di interpretare al meglio in questo modo il problema posto come discussione. In realtà il titolo La politica dopo la crisi dei corpi intermedi, io lo correggerei un attimo in questo modo, che c'è un problema obiettivo, non solo di crisi dei corpi intermedi, ma crisi della democrazia che si manifesta attraverso la crisi dei corpi intermedi. E questo è un pochettino il punto da cui io partirei. Guardate, quando dico questo vorrei schiarirmi, non è una stravaganza personale che io pongo un'idea. In realtà c'è ormai una letteratura dilagante su questo, è un senso comune, siamo in una situazione di crisi della democrazia. Vi cito alcuni titoli di libri che sono usciti negli ultimissimi tempi, che parlo di pochissimo tempo, per darvi un'idea del fatto che di cosa stiamo parlando. Cito perché mi sono fatto l'elenco proprio per venire qui all'incontro di sera e darci l'idea di cosa stiamo parlando. Usciti negli Stati Uniti negli ultimi tempi, Governare il vuoto, la fine della democrazia dei partiti di Peter Mayer. Così finisce la democrazia di David Rančima. Come muoiono le democrazie di Levinsky e Ziblatt. Riuscirà la democrazia a sopravvivere al capitalismo globale di Robert Kuhner. Democrazia in catene di Nancy McLean. E mi fermo qui, insomma, tanto bene. Cioè, ci siamo capiti, no? Di cosa stiamo parlando, di cosa. Posso aggiungere, anzi, per completare la cosa, che secondo il Democracy Index, nel 2006 il 13% della popolazione mondiale viveva in paesi pienamente democratici, nel 2017 l'indice è precipitato al 4,5%, che insomma è un bel problema, mi sembra, su cui dobbiamo un po' ragionare. E siccome c'è il rischio, quando si citano troppi libri, diciamo, del mondo anglosassone a pari provinciali, ricordo anche alcuni studiosi italiani. La democrazia deformata di Nadia Urbinati, Democrazia senza popolo di Carlo Galli, oppure Ciò che resta la democrazia di Geminiello Pretelosi, mi fermo qui perché insomma, di cosa stiamo parlando? Spero che sia chiaro a tutti. Insomma, l'idea che si era diffusa nel mondo dopo l'89, delle magnifiche sorti progressive della democrazia, a un certo punto ha cominciato a incrinarsi e oggi il clima diffuso, dominante, è il fatto che, come dire,
qualcosa non funziona. Ci sono anche i tentativi di sintesi teorica di chi cerca di dire in cosa consiste questa crisi. Ci sono tentativi molto importanti. La definizione più celebre, quella di cui più si discute, è quella data da uno studioso francese, Bernard Manin, che penso vedete bene, il quale ha sostenuto la tesi che siamo passati nella terza fase della democrazia, dopo quella della democrazia oligarchica, poi quella della democrazia dei partiti, siamo oggi nella fase della democrazia del pubblico. Già l'idea democrazia del pubblico è qualcosa di molto diverso da democrazia dei cittadini. Il pubblico è, ognuno interpreta, ci sono molte interpretazioni di questa famosa espressione di Bernard Manin, però si capisce, insomma, democrazia del pubblico è qualcosa in cui i cittadini hanno un ruolo passivo. Ce ne sono altre definizioni, ce n'è una, devo dire, che mi ha colpito tantissimo, di due studiosi americani, i quali hanno addirittura fatto la proposta, saremo nella fase della democrazia invisibile, che tradotto, come sembra un'espressione surreale, la traduco, cioè siamo nella fase di una democrazia ridotta solo all'atto elettorale, dopo di quello sembra, questa è la teoria della tesi, che in realtà sotto l'atto elettorale e la democrazia resti poco. Permettimi nel gioco anche in questi usi, devo dire che nel mio ultimo lavoro avevo dato anche una definizione che in questo caso coincide un po' col tema che hanno posto i giovani, i nostri amici, ho detto siamo nella fase della democrazia disintermediata, questa è la definizione secca che ho proposto, siamo nella fase della democrazia disintermediata, il che vuol dire che secondo me è accaduta una cosa enorme, la crisi dei corpi intermedi, sta cambiando radicalmente il modo come si vive la democrazia. Insomma, per dirla in una parola semplicissima, la democrazia non gode di ottima salute, eppure, mentre diciamo che non gode in ottima salute, continuiamo a avere nella testa inesorabilmente il celebre aforisma di Churchill, che tutti conosciamo, vale a dire che la democrazia è la peggior forma di governo, a eccezione di tutte le altre. Famosa espressione di Churchill che in qualche modo, devo dire, sintetizza tutta una lunghissima fase storica. Dette in altre parole, non abbiamo una via d'uscita in avanti dalla democrazia, cioè non abbiamo un altro modello politico migliore, in realtà dalla democrazia si esce solo verso regimi peggiori. E dobbiamo quindi ragionare seriamente su come gestire questa crisi della democrazia. Vedete, se queste cose che ho detto per introdurre, quindi per introdurre il tema posto, hanno qualche senso, il problema vero di fondo è cercare di capire perché si è aperta questa situazione, insomma, questo è un bel problema, molto grosso. Io penso che si possa concordare, molto curioso anche la discussione con i nostri amici interlocutori questa sera, su due cause di fondo di questa crisi così percepita, così. La prima, mi sembra, su quello che c'è più ampio consenso, è gli effetti della globalizzazione. Su un punto molto semplice, cioè la globalizzazione ha ridimensionato i poteri degli stati nazionali e la democrazia era intimamente legata agli stati nazionali. Nel momento in cui gli stati hanno perso poteri, rispetto ai movimenti dei capitali, rispetto alla possibile o meno redistribuzione della ricchezza, il fatto che non riesco più neanche a governare i movimenti delle persone, è qualcosa che ha fatto perdere nella percezione dei cittadini il ruolo e il peso degli stati nazionali e con essi del potere democratici. Si è così messo in movimento un processo profondo di delegittimazione, o comunque di problematizzazione delle istituzioni democratiche. Ma c'è una seconda causa, e questo è un punto che coincide perfettamente con la tesi proposta da Hesperia, vale a dire c'è il problema della disintermediazione, fenomeno enorme. Disintermediazione non so se è un concetto chiaro a tutti, non so, io come continuo a dire da molto tempo, il concetto dobbiamo imparare. Se non ce l'abbiamo nelle orecchie, incominciamo a studiarlo, nelle orecchie, perché è importantissimo per capire quello che sta accadendo. Se non si capisce disintermediazione, non si capisce nulla di quello che sta accadendo.
L'intermediazione, a fine dei conti, è un concetto semplicissimo, che si possono fare le cose senza passare, come dire, da una mediazione. Noi facciamo una disintermediazione quando la mattina non andiamo più in edicola a prendere il giornale, ma lo leggiamo direttamente sul tablet o sul telefonino ormai. Sempre che tu legga il giornale. Ma esatto, mi stai dando oltre, ma hai perfettamente ragione, esattamente questo. Ma le notizie le puoi prendere, pescare direttamente in rete, senza più bisogno non solo del giornale cartaceo, ma senza più bisogno del lavoro di una redazione, altra mediatore, che selezioni, riorganizzi le notizie, si può benissimo saltare, moltissime, voi sapete, sempre più saltano questa mediazione. Possiamo andare avanti, esempi della mediazione sono che vengono saltati sono tantissimi nella vita pubblica e nella vita economica, nella vita sociale. Si salta la mediazione e si va direttamente poi alla sorgente del prodotto, della notizia e via dicendo, utilizzando quella cosa straordinaria che è l'effetto delle tecnologie nuove, della comunicazione e dell'informazione. Ovviamente quando si ragiona di questo, c'è chi può lecitamente dire, ma pensate quali immensi vantaggi porta con sé la cosa, è tutto vero, verissimo, no? Che bello, come dire, c'è bisogno di andare in edicola, si sta tranquillamente a casa propria, la domenica mattina non ci si alza neanche nel letto, si legge il giornale, meglio di così, santo cielo, cosa ci può essere? E tutto questo funziona benissimo, fino a che però c'è un punto che non si sa sciogliere in questa questione. Che nessuno ha mai inventato una cosa che si chiami democrazia disintermediata. Questo è il punto. La democrazia disintermediata non ha, come dire, non ha precedenti in natura, mettiamola così, salvo le antichissime piccole città in cui i cittadini potevano partecipare direttamente, ma da quando si vive in grandi stati la democrazia disintermediata non ha precedenti in natura. Come diceva nel più celebre discorso con cui si è cominciata la democrazia liberale in Occidente, parlo del celebre discorso di Benjamin Constant, differente fra le democrazie degli antichi e le democrazie dei moderni, ciò che distingue la democrazia dei moderni da quelli antichi è la rappresentanza. Rappresentanza, per definizione, è una forma di mediazione. E come fa a vivere una democrazia, uno Stato moderno, senza la rappresentanza e senza la mediazione? Questo è il problema gigantesco che ci troviamo dinanzi e che, come dire, non riusciamo a padroneggiare, a gestire. Per darvi l'idea, tutto il percorso della democrazia è intimamente legato alla formazione dei corpi intermedi. Montesquieu, primo teorico dello Stato democratico liberale, ha fatto dei corpi intermedi una portante della vita democratica, senza, come dire, corpi intermedi, come vive una democrazia? Il vero problema che noi abbiamo è esattamente la crisi profondissima dei corpi intermedi, i primi fondamentali di questi sono i partiti, l'organizzazione fondamentale su cui si è retta la democrazia via via, dalla metà dell'Ottocento in avanti, sempre più ruotata intorno ai partiti, che solo oggi in una crisi sono attraversati, superati, sbalzati via dalla funzione di un rapporto diretto del cittadino con il potere, con la comunicazione, con via dicendo. E quindi come? Tutto questo ovviamente, e quindi vado al punto che forse non era previsto nel tema posto da Marco e dagli amici, però come si vuole ragionare di questo è inesorabile, tutto questo ha prodotto un effetto gigantesco e questo dobbiamo parlarne, accennarlo per tutta la discussione. Tutto questo, questa crisi della democrazia si manifesta con un sintomo che sta cambiando tutto il clima dell'epoca. E questo sintomo è quello che si chiama l'ondata populista. L'ondata populista è il dato di cui non si può non ragionare, si può capire qualcosa di quello del mondo in cui siamo. Siamo dentro, come dire, l'epoca in cui l'ondata populista sta diventando un elemento che sta cambiando semplicemente lo scenario complessivo. Io, guardate, pongo semplicemente qualche nome, uno a fianco all'altro, guardate che fanno impressione, eh? Perché una cosa, se si parla astrattamente del populismo, una cosa si comincia a mettere i dati, si può sbalzare sulla seggiola quando si affronta i dati loro insieme. Primo, la Brexit. È accaduto, c'è poco da che fare, è accaduto. Un esempio più clamoroso è dove può portare l'ondata populista. Vediamo, perché
è aperta, la Brexit è accaduta e vedremo dove porta. Ma poi andiamo avanti nell'elenco. I quattro più grandi paesi del mondo, Cina a parte, regime monopartitico. Stati Uniti, Trump. Russia, Putin. Brasile, Bolsonaro. India, Modi. Non si sbaglia un colpo. Tutti questi paesi sono retti da sistemi che sono riconducibili al populismo. È un fenomeno impressionante, a cui poi possiamo aggiungere, e qui possiamo divertirci, ma io mi fermo rapidamente nell'elenco, Erdogan. Duterte, forse molti di voi non sanno neanche chi è. Interessantissimo da studiare Duterte, interessantissimo. Presidente delle Filippine che ha trovato la formula magica per stare sempre oltre l'80% dei consensi. Semplicissimo. Ammazzare o far ammazzare nelle pubbliche piazze gli spacciatori presunti o reali di droga. Con questo il suo consenso non scende mai sotto l'80%. Per divertirvi un po', io ho fatto un sondaggio, siccome le cose mi sembrava incredibile, tra la comunità filippina di Milano, un po' di conoscenti, amici, voglio dire, se è vero che aveva così tanto consenso. Mi sono fermato rapidissimamente perché mi sono trovato innanzi a uno sbalorditivo. Ma che bravo questo, è un pazzo criminale, ma che bravo. Ho chiuso l'argomento rapidamente perché ho capito dove andavo a parare. Ma andiamo avanti. Emre Can, e poi siamo in Europa, Orban, Kaczynski, Salvini, ce l'abbiamo in casa, no? E via dicendo, fermiamoci qui perché sennò diventa troppo lungo. In realtà il fenomeno è dilagato e sta provocando con sé mutamenti micidiali nel clima politico interno ai singoli paesi. Ciò che colpisce è che tutti questi fenomeni, diversissimi fra di loro, perché io ovviamente penso interlocutori seri come quelli che altri, ma voi stessi potete dire, ma ognuno di questi è diverso, diversissimo dall'altro, per carità. Però ci sono tre dati essenziali che ritrovate in tutti questi paesi, tre dati essenziali. Sono i dati che caratterizzano il populismo, perché alla fine il populismo, per quanto difficile da definire nella sua inafferrabilità, come hanno sempre detto tutti i giorni di populismo, ha in realtà tre dati che lo contraddistinguono in modo inesorabile. Quando li trovate tutti e tre assieme, siete innanzi a un fenomeno populista. Primo dato. Rivendicazione del popolo contro l'elite, primo. Secondo dato, leaderismo incontrastato, che è una cosa diversa dal leader politico autorevole, non c'entra niente. Il politico autorevole è connaturato alla democrazia. Il leaderismo incontrastato è il leader che non ha più organismi a cui rispondere e che parla direttamente col popolo, magari coi Twitter. 40 milioni di Twitter si dice che abbia... follower che abbia su Twitter Trump, si dice, 40, 50, non ho mai capito, però insomma le dimensioni sono queste. E infine, terzo dato inesorabile nel populismo, l'invenzione del nemico. I populismi vivono sempre strutturalmente sulla invenzione del nemico. Capite? Se mettete assieme questi tre dati, li incrociate assieme e verificate, sono le situazioni nelle quali, come noi vediamo, incrociamo sempre. Quindi voi capite, è qualcosa che ha radicalmente riplasmato lo scenario, cosa con cui, come dire, dobbiamo abituarci a vedere una situazione in cui, per scanso di equivoci, sono tutti fenomeni che vivono in regimi democratici formalmente. Il populismo è connaturalmente connesso alla forma di vita democratica, però è una democrazia che sta prendendo un'inclinazione, una piega, un possibile sviluppo completamente nuovo, imprevisto, qualcosa che non conoscevamo. Qualcuno parla di democrazia deformata, ho accennato prima, di uno sviluppo ancora imprevedibile che non si riesce bene a capire dove porterà, ma è qualcosa di profondamente nuovo che sta accadendo intorno a noi. Dove porta tutto questo? È oggetto molto complesso, come riuscire a affrontare questa situazione è altrettanto complicato. Penso che la discussione di questa sera avremo qualche spunto interessante, perché ne ragioniamo con Lieberman, che parlerà della Germania, è molto interessante.
molto molto interessante, perché la Germania è attualmente l'unico paese europeo in cui si può dire che il populismo fino a questo momento è stato contenuto, fino a questo momento, però anche lì gli scricchioli sono molto forti. Lo scricchiolio più grosso è quello connesso all'affermazione di Alternative for Deutschland, questo partito della destra estrema, un partito che sarebbe inesatto definire filonazista, mi sembra più corretto dire un partito antinazista, mi sembra la definizione più corretta. Attenzione che è un punto molto importante, eh? Antinazista, qualcosa che richiama processi avvenuti in Italia una ventina di anni fa o qualche all'incirca. Il partito questo sta crescendo, e nel contempo tutto questo si sviluppa dentro un clima che presenta alla Germania un aspetto completamente imprevisto rispetto a qualche anno fa. Quello è accaduto ieri, mi sembra, ieri. È una cosa enorme. Insomma, poi io non ho capito se sono morti 10, 12, 11. 11 morti. Attentato, l'attentato... Com'è? 9 più 2, 11, hai ragione. 9 ammazzati da lui. Sì, e 2. 11, sì, sì, sì. Però, come dire, il segno, le sue dichiarazioni che sono ricostruite dall'idea di un clima, di qualcosa, insomma, che sta problematizzando molto, e qui è molto interessante sentire un ragionamento serio sul fatto se il sistema costituzionale democratico tedesco ha in sé gli anticorpi per reggere, come dire, tutto quello che sta covando tra cenere, oppure anche lì dobbiamo aspettarci qualche sviluppo imprevedibile. Poi, grande interesse, questo mi è stato davvero curioso, vedere come verrà affrontato il problema, in realtà più che della Cecchia, mi sembra il problema relativo alla figura di Václav Klaus proprio. Perché è successivo. Esatto, Klaus è, come volevo dire, anzi volevo dire, poi, come dire, il problema è vero, è che Václav Havel poi dopo è stato sostituito da Václav Klaus e poi da Milo Zeman, poi è emerso il fenomeno di Babis, insomma, come però la figura di Václav Havel è una figura splendida, una figura che è riuscita per un qualche periodo a segnare fortemente la vita politica e culturale di questo paese del centro Europa, fuoriuscita da un sistema autoritario a partito unico, con, come dire, una battaglia lunga, tenace, coraggiosa, insomma c'è tutto ciò che carne intorno alla figura di Václav Havel di estremo interesse. Sono curioso se qui, in questi ragionamenti, troviamo degli spunti per ragionare seriamente su come reagire a questi elementi di crisi della democrazia che ho cercato rapidamente di mettere poco. Steinmann, a te la parola per cominciare la discussione. Allora, grazie, e grazie di nuovo dell'invito. Io devo confessare che non ho preparato nessun intervento perché volevo sentire prima appunto come lei avrebbe rotto il ghiaccio per poi ricollegarlo un po' con quello che avrei detto. Beh, innanzitutto penso che lei, dottore, abbia detto una cosa molto importante e vera, cioè che la Germania è l'unico paese occidentale in cui il populismo non sia esploso a livello numerico. Parliamo appunto però della Germania occidentale, perché oggi dobbiamo prendere in considerazione che la Germania è un paese ancora diviso all'altezza di dove c'era il vecchio muro, che, come dice un detto popolare che sta tornando di moda, il muro esiste ancora nelle teste delle persone. E per questo possiamo vedere il partito di Alternative für Deutschland, che è appunto un partito populista che incarna tutti i tre punti di cui abbiamo parlato e di cui adesso parlerò un po' più profondamente, che è un partito che stenta a decollare nella parte occidentale, quindi nella tradizionale Repubblica Federale Tedesca, in cui si stanzia tra circa il 5-7% dei consensi, mentre al di là dell'Elba, quindi nei vecchi territori della DDR, è intorno al 25%. Non ha vinto in nessun Land, non ha vinto in nessuna regione, in nessuno stato tedesco dell'ex DDR, non è al governo in nessuno di questi stati, ma se prendiamo in considerazione a livello di media i loro risultati in tutti i nuovi stati della Germania orientale,
l'Alternative für Deutschland è il primo partito, quindi questo già indica un fatto molto interessante, che ci sono oggi due Germanie e che la narrazione dominante che c'è stata, diciamo, nei 25 anni a seguire dalla caduta del muro, cioè che la riunificazione, anzi l'unificazione, perché poi la Germania geograficamente come oggi non è mai esistita prima, che l'unificazione fosse stato un processo assolutamente facile e di successo, lascia qualche dubbio. Io ricordo che andai a Berlino esattamente al 25esimo anniversario dalla caduta del muro di Berlino, quindi parliamo di 5 anni fa, ad ottobre, e c'erano manifestazioni grandiose per commemorare questo evento. Ci sono tornato quest'anno per intervistare, tra l'altro, un grande protagonista della caduta dall'DDR, Gregor Gysi, e quest'anno Berlino era impressionante, a Berlino era impressionante vedere la differenza con allora, proprio quasi... tenuta sotto banco, quasi non volerla festeggiare, non voler ricordare, non voler creare un terreno di ricordo che sarebbe di scontro e non di sintesi, perché oggi in Germania non c'è una narrazione dominante e non c'è una narrazione condivisa da tutti e da tutta la società civile, come invece si pensava fino a qualche anno fa. Per arrivare al punto di oggi inizierei a fare una brevissima introduzione storica. Io poi cercherò di essere breve per poi magari rendere interattivo tutta la nostra chiacchierata, però per far capire qual è che è stata l'idea di Germania a livello occidentale che c'è stata a partire dal 1945 fino ad arrivare ad oggi e che cosa non ha funzionato. Allora, partiamo dal 1945, che è inevitabilmente una data di cesura per la storia della Germania, in cui i tedeschi, parlo di tedeschi occidentali, a Oriente era un altro discorso, i tedeschi occidentali si trovano nella situazione di doversi in qualche modo reinventare. Il professor Gian Enrico Rusconi ha scritto in tal senso in un libro interessante, La reinvenzione della Germania. Perché? Perché evidentemente il nazionalsocialismo venne considerato come il punto di arrivo in qualche modo naturale e inevitabile della cultura millenaria tedesca, e inevitabilmente questo tipo di cultura veniva considerata come portatrice ad Auschwitz, ai campi di concentramento e a tutto ciò che ne è conseguito, e quindi intrinsecamente colpevole. Da lì quindi, subito a partire dagli anni 50, si svilupparono una serie di dibattiti e di scuole di pensiero che cercarono di metabolizzare, di teorizzare questo tipo di fenomeno. E il dibattito, adesso non posso soffermarmi troppo sui dettagli, ma vorrei citare una di queste scuole di pensiero che sarà importantissima fino ad oggi, che è la scuola di Francoforte. La scuola di Francoforte, che è appunto composta prevalentemente da filosofi, da sociologi che si ritrovano lungo il Meno per cercare di individuare un futuro di identità collettiva per la Germania. E in qualche modo viene studiato un percorso che è quello di utilizzare la Germania, agli occhi di molti di questi studiosi, come un terreno di prova per favorire l'ingresso della Germania, dell'Occidente e del mondo all'interno di una dimensione globalizzata. Importanti studiosi della scuola di Francoforte, che poi confluiranno nel pensiero soprattutto del sociologo Jürgen Habermas, iniziano a considerare la Germania e la cultura tedesca appunto come portatrice inevitabile al nazionalsocialismo e quindi come intrinsecamente malvagia, e quindi sentono la necessità di superare la propria coscienza tedesca e la propria coscienza nazionale, tant'è vero che si inizia a parlare di antigermanesimo tedesco. Noi su Limes ne abbiamo proprio parlato nel terz'ultimo numero, tutta una parte sull'antigermanismo tedesco. E insomma si inizia a pensare come si possa superare questo tipo di realtà, questo tipo di autocoscienza, e come si possa mettere definitivamente nel cassetto l'idea di nazionalità. Per non farla troppo lunga, tale tipo di narrazione si fonda soprattutto su che cosa? Su un aspetto che è quello più delicato per tutta l'identità collettiva e personale individuale tedesca, che è il senso di colpa verso gli ebrei e verso l'olocausto, naturalmente. Quindi quello rimane una pietra miliare che in qualche modo giustifica la necessità di fare questo tipo di passaggio e di superamento anche del corpo intermedio che la cultura e la nazione tedesca rappresentano tra popolo e invece tra umanità considerata in senso più ampio a livello mondiale.
Lo sviluppo di questo tipo di pensiero diciamo, prende una piaga molto forte all'interno soprattutto della sinistra tedesca, che attua un cosiddetto, diciamo, un'egemonia culturale in stampo gramsciano molto forte, e riesce a diffondersi in maniera capillare nel mondo tedesco, nella stampa, nella cosiddetta società civile, fino ad arrivare a un anno che noi non tedeschi e magari meno conoscitori della realtà tedesca conoscono meno, ma che per la Germania è fondamentale, che è il 1986. Nel 1986 avvenne il famoso scontro fra gli storici, quindi vi fu per la prima volta un importantissimo storico tedesco, considerato da tutti come super partes, perché era professore emerito di storia alla Freie Universität di Berlino, considerato come super partes, discendente in qualche modo, erede direttamente del pensiero di Fichte, di Hegel e di Hannah Arendt, e sto parlando di Ernst Nolte, che interviene con un articolo sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, uno dei principali giornali tedeschi, dicendo basta. Noi non possiamo considerarci come colpevoli, intrinsecamente colpevoli, non più e non meno rispetto ad altri popoli della storia. I tedeschi non sono più o meno colpevoli degli inglesi, non sono più o meno colpevoli degli americani, non sono più o meno colpevoli dei sovietici, e per farlo porta tutta una serie di numeri mostrando come a livello di morti, a livello di tecniche di tortura utilizzati, i nazisti, e questo è un punto centrale, lui non giustifica i nazisti naturalmente, ma mostra a livello numerico come i numeri di morti causati dai nazisti fossero inferiori o parificabili a quelli commessi da altri regimi a livello mondiale. E lui dice chiaramente non c'è nessun tipo di unicità dell'olocausto, se non per quanto riguarda, se si può dire un se non, diciamo, l'unica particolarità che non è paragonabile con gli altri è il discorso delle camere a gas. Ma dal suo punto di vista ciò necessitava di una revisione per entrare in una nuova dimensione e per far pace con se stessi e con la propria identità. Nolte uscì con questo articolo, e probabilmente non si aspettava neanche lui che avrebbe generato il pandemonio che poi generò, perché a quel punto Jürgen Habermas, appunto il famoso sociologo francofortese, e insieme a lui tutta una serie di altri eminenti studiosi, accademici, intellettuali tedeschi, attaccarono molto fortemente il professor Nolte, cercando di smontare le sue tesi, e lì Habermas per la prima volta mise nero su bianco, un interessante articolo pubblicato su Die Zeit, un'idea, dicendo che anche se il professor Nolte poteva aver ragione dal punto di vista numerico, la missione che la Germania si era data e che la società civile tedesca si doveva dare era quella appunto di considerarsi eternamente colpevole e di rifondare sulla colpevolezza verso gli ebrei, verso l'olocausto, la propria forma di identità, di modo da poter convergere all'interno di un mondo globalizzato che superasse le nazioni. Quindi lui crea esattamente un filo congiuntore tra l'olocausto e la globalizzazione. E dice appunto che in tutto ciò non c'era discussione di tipo razionale o teorica che potesse reggere, e la Germania per poter fare questo tipo di processo doveva sciogliersi sempre di più a livello istituzionale, a livello culturale, identitario, all'interno dell'Occidente. E questo rappresenta una presa di posizione molto forte, ma anche una presa di posizione molto dirompente all'interno della sinistra stessa, che ricordiamoci che al tempo, seppure nell'era di Gorbaciov, c'era ancora il muro. Ebbene, questa tesi è stata accettata come tale e come fondamento, come minimo comune denominatore per tutti i tedeschi, anche a partire dal crollo del muro del 1989. Il muro crolla e la Germania occidentale ingloba al suo interno la parte orientale, inglobandola quindi conseguentemente, secondo le tesi di Habermas, all'interno dell'Occidente. E così è stato, c'è stata una sorta di rapida colonizzazione economico-culturale da parte degli occidentali sugli orientali, non vi fu di fatto un'unificazione, ma vi fu un inglobamento, e questo ormai lo dicono i libri di storia tedeschi di oggi, quindi non è una posizione faziosa, ma è una posizione ormai riconosciuta, che portò e sta portando a degli fortissimi scontri identitari. Anche perché, e qui arrivo anche al discorso di Alternative für Deutschland, al giustissimo discorso che lei faceva di anti-antinazismo, anche perché nel momento in cui si iniziano a manifestare tutta una serie di problematiche
legate al fattore dell'integrazione dell'Oriente all'interno dell'Occidente e di forme di resistenza da parte della popolazione a questo tipo di processo, legate non soltanto a questioni identitarie ma anche a questioni prettamente economiche, se prendiamo in considerazione le pensioni, gli stipendi e le possibilità che l'Oriente tedesco ha rispetto all'Occidente, vediamo che c'è uno sbilanciamento notevole a favore occidentali. E dicevo, nel momento in cui iniziano a fiorire questo tipo di proteste, esse vengono spesso bollate, attaccate come revanchismo neonazista e così via, che in parte è stato effettivamente vero. Ci sono stati dei movimenti neonazisti che sono anche entrati nei parlamenti locali nell'Europa orientale negli altri anni. Però insomma si crea questa situazione tale per cui se non si accetta una narrazione proposta da una narrazione fondamentalmente proposta da Habermas, si rischia di essere messi velocemente nell'angolo del neonazismo. E questo a un certo punto incredibilmente scoppia a partire dal 2013. A partire dalla fine del 2014. A partire dalla fine del 2014, a Dresda, Lipsia e poi in tutta un'altra serie di città della Germania orientale, iniziano a tenersi delle enormi manifestazioni spontanee da parte di cittadini veramente disorganizzati, ma che scendono in piazza impugnando delle bandiere tedesche e usando come slogan Wir sind das Volk, che vuol dire noi siamo il popolo. Che era esattamente lo stesso slogan che veniva utilizzato nelle piazze del 1989, sempre in quelle stesse città, per lamentarsi e per protestare contro la SED, contro il regime della DDR. Al tempo si diceva noi siamo il popolo e non voi regime comunista, noi siamo il popolo tedesco e vogliamo riunificarci con gli altri. A partire dal 2014 questo grido si inizia a risentire per le piazze, ricollegandosi non tanto a una critica alla sinistra tedesca, ma quanto proprio a quanto si diceva prima, al processo di disintermediazione. Noi siamo il popolo, noi vogliamo essere posti al centro, noi vogliamo interloquire con delle istituzioni e con una stampa, dicono loro, che non ci rappresenta e che non rappresenta le istanze di questa parte di popolazione. Naturalmente qua non si parla della maggior parte del popolo, non erano il popolo, ma erano una parte consistente di popolo. E qui mi ricollego al discorso di Alternative für Deutschland. Perché? Perché ai tempi Alternative für Deutschland esisteva come partito, ma era un partito liberale, composto soprattutto da professori che erano usciti dal centrodestra, dal partito della Merkel, che proponeva di fatto una critica all'euro. Non esisteva come partito populista che cavalcasse le masse. Quindi in Germania assistiamo a un fenomeno interessante dal punto di vista sociologico, cioè il popolo che precede il partito populista. Non c'è un partito populista che porta con sé e orienta il popolo, ma iniziano ad esserci queste masse di persone, soprattutto in Oriente, anzi a livello di massa quasi esclusivamente in Oriente, che chiedono un altro tipo di politica, che si schierano contro il cosiddetto establishment. E a quel punto all'interno di Alternative für Deutschland viene fatto una sorta di putsch democratico, insomma, viene messo da parte la leadership liberale tecnocratica e prendono piede determinati politici, che adesso poi sono quelli che la guidano, che vogliono rispondere all'esigenza di quella fetta di popolo, diventando in questo modo in Oriente il primo partito e diventando la prima forza di opposizione oggi alla grande coalizione all'interno del Bundestag, mostra che cosa? Mostra che anche nella Germania, che fino al 2014-2015 comunque veniva descritta come il garante di stabilità in Europa, la Merkel come colei che riusciva appunto a garantire un equilibrio di argine al populismo e a tutti i problemi adesso relativi, anche la Germania mostra di posarsi su basi e su gambe piuttosto fragili, legate soprattutto alle grandi contraddizioni che provengono dalla propria storia. Quindi io direi che in questo modo ho messo molta carne sul fuoco. Chiudo con un ultimo aneddoto, mostrando come oggi tutti i partiti principali siano in totale calo, in crollo e in caduta libera. Si parla della CDU, della Merkel, ma anche e soprattutto della socialdemocrazia, in parte anche a seguito della propria strategia che è stata adottata di isolare completamente i populisti, Alternative für Deutschland, di non permettere loro di avere alcun tipo di contatti e di alleanze all'interno dei parlamenti locali. Ricordiamo che la Germania è un paese federale, quindi ogni parlamento locale è il parlamento di uno Stato,
con organi di polizia, con servizi segreti propri, eccetera, eccetera. Viene creato un cosiddetto cordone sanitario all'interno di Alternative für Deutschland, e questo però a livello elettorale sta mostrando un forte calo da parte di questi partiti e una relativa crescita di AfD, che propone appunto il ritorno alla difesa dell'identità tedesca in termini tradizionali e la difesa dell'identità dei tedeschi, del popolo tedesco, della gente semplice contro la globalizzazione, fondamentalmente. Dall'altra parte però chi è che cresce? Cresce il Partito dei Verdi, che è un partito invece che si pone in piena continuità con il movimento, con le idee di Habermas, e che propone esattamente quanto dicevo all'inizio di questo intervento, cioè lo scioglimento totale dell'identità tedesca e di ogni tipo di identità su base nazionale, la valorizzazione dei diritti umani e la loro imposizione dall'alto senza nessuna forma di intermediazione. Esiste l'individuo, esistono i diritti umani e la comunità mondiale di esseri umani, e in mezzo possono esistere soltanto, secondo questo tipo di punto di vista, degli enti amministrativi, ma non dei clan, delle tribù o delle identità nazionali. Ebbene, oggi il grande scontro in atto è quello tra chi vuole tornare a difendere un'identità su base nazionale e chi invece vuole difendere un'identità su base individuale e al contempo globale. Quindi questa è il grande asse di scontro, e le vittime, vediamo, sono i partiti tradizionali del centro, a partire dalla socialdemocrazia, alcuni numeri la danno intorno al 6-7% addirittura, non so se ci rendiamo conto, socialdemocrazia tedesca 6-7%. E dall'altra parte è la CDU, il partito della Merkel, che ultimamente ha dovuto chiedere la testa del proprio dirigente, Annegret Kramp-Karrenbauer, proprio, semplificandola anche un po', proprio per questo discorso qua, perché Annegret Kramp-Karrenbauer, la leader della CDU, non riesce a imporre un'unica linea all'interno del partito tra chi vuole rincorrere la destra e chi invece vorrebbe allearsi con i Verdi, di fatto procedendo a una socialdemocratizzazione del partito e quindi rinunciando ad essere un polo conservatore. Quindi all'interno di quest'asse AfD-Verdi di fatto muore il bipolarismo su cui si pensava fosse fondata la democrazia parlamentare tedesca e direi europea. Grazie, molto molto efficace, grazie. Grazie. Volevo ringraziarlo anch'io perché ho capito, non dico bene, ma ho capito di più quello che sta succedendo in un paese decisivo per l'Europa e che, rispetto al quale noi adesso andiamo avanti con schemi ideologici o predefiniti. E quanto a Václav Havel, che io penso sia, per il suo pensiero, per la sua vita e per la sua testimonianza, soprattutto un antidoto a tutto quello che tu dicevi. E voglio partire dalle tre caratteristiche che tu hai descritto del populismo. Il popolo contro le eliti, il leaderismo e il nemico. Partiamo dall'ultima. E Havel odiava la definizione di dissidente. Diceva, io non sono un dissidente. Questa è una definizione che mi avete dato voi giornalisti occidentali, perché il dissidente si qualifica come identità a fronte di ciò o di colui da cui dissente, a fronte del nemico. Il dissidente ha bisogno di un nemico per esistere, dice io non ho bisogno di un nemico per esistere. Io mi qualifico perché, questa è una terminologia sua, perché uno amo la verità, secondo, seguo quelle che sono le intenzioni della vita. Quanto alla parola verità, mi ha colpito, perché avete citato Habermas in un famoso dialogo con Ratzinger, dialogo pubblico con Ratzinger, a un certo punto dice che la democrazia ha un presupposto su cui si basa, che è al di fuori di se stessa. E lui definisce questo presupposto una certa sensibilità alla verità. Vedremo poi come cosa questo vuol dire nella vicenda di Havel. Seconda cosa, la questione del leaderismo. Havel ha detto, io non ho mai voluto fare il leader di alcunché e soprattutto non ho mai voluto essere un uomo solo al comando. Tant'è che quando fondano Carta 77,
che nasce in un modo singolarissimo, perché uno crede che nasca da una riflessione teorica, nasce perché arrestano un gruppo rock, i Plastic People, e Havel dice che quando arrestano uno ingiustamente bisogna fare qualche cosa, no? E nasce così questo prima manifesto e poi movimento, che è quello che ha iniziato tutto in quella che poi è culminata nella rivoluzione di Velluto e nel rovesciamento pacifico del regime. Quando nasce Carta 77 gli propongono di fare il portavoce e lui rifiuta, dice: io non voglio essere il portavoce unico di questo movimento, anche perché questo movimento è l'insieme di sensibilità diverse. Havel ha passato la vita a mettere insieme gente diversa. In Carta 77 c'erano comunisti, ex comunisti, laici, cattolici, ortodossi, eccetera, eccetera. E quindi dice: questa realtà comunitaria necessita di una espressione di leadership comunitaria e pretende tre portavoce. Uno è Iri Hayek, uno è lui e il terzo è questo filosofo Jan Patočka, che vedremo sarà molto importante per Havel. Quindi no leaderismo, no definizione in base al nemico, popolo contro l'elite. Ecco, Havel dice che questa è una falsa opposizione. E lo capiamo, che invece, se ci pensate, oggi è l'idea più radicata che abbiamo nel cervello in base alla pubblicistica, ai giornali che leggiamo o non leggiamo tutte le mattine, no? Cioè il popolo e poi c'è la casta richiusa nel palazzo, no? Ed è su questa posizione che i populisti fanno le loro fortune elettorali. Perché io ho detto che la idea che Havel aveva di politica è un antidoto a tutto questo. Come definiva lui la politica? C'è una definizione molto icastica nel primo discorso che lui fa da presidente. Lui diventa presidente il 29 dicembre dell'89 e a Capodanno fa un discorso alla nazione in cui dice: la politica è molto più che l'arte del compromesso. La politica è l'arte dell'impossibile, e cioè l'arte di cambiare noi stessi e di cambiare il mondo. Perché cosa buone al centro della vita politica Havel? Dice: questa è una cosa che voi in Occidente non avete mai capito. Sono parole che lui dice nel 78 e poi riscrive nell'86 in un libro intervista che si chiama Interrogatorio a distanza. E voi pensate che il nostro problema sia quello di cambiare un regime, cioè di creare un'alternativa politica. Dice: e questo l'abbiamo tentato nel 68 con la primavera di Praga. Ed è fallito. Dice: perché? Perché non si basava sulla questione vera. La questione vera non è un altro regime, non è un'altra ideologia, non è un altro programma politico. La questione vera che noi abbiamo e che anche voi occidentali avete è la vita. In ballo non c'è un regime, in ballo c'è la vita. E la vita ha un soggetto, che è il singolo e che è la società. Lui dice: noi abbiamo il problema delle intenzioni vere della vita contro le intenzioni del potere, contro le intenzioni del regime che ci fa vivere nella menzogna. Allora, che un'ideologia obbliga a vivere nella menzogna, nazismo e comunismo ce l'hanno insegnato. Io l'ho capito come fosse, come dire, esperienziale, esistenziale, vivido sulla carne della gente, quando, presentando questa mostra che sarà qui a Milano in Università Cattolica dal 16 al 21 marzo, presentavo questa mostra a un gruppo di una cinquantina di persone. A un certo punto una signora mi scoppia a piangere davanti. No. Io non ho potuto interrompere, ho finito il giro e alla fine sono andato da questa signora e le chiedo scusa, che cosa ho detto? No, perché io parlavo appunto di questa alternativa fra verità e menzogna e di come il regime ti obbligasse a vivere la tua vita quotidiana nella menzogna. E lei mi guarda quasi stupita della mia domanda, dice: no, ma lei ha detto tutto giusto, è esattamente quello che noi abbiamo vissuto per 40 anni. Io ricordo benissimo il primo giorno di scuola, 6 anni, entro in classe e la maestra dalla cattedra dice: chi di voi va a messa con i suoi genitori? Dice: io alzo la mano, unica in tutta la classe. E niente, la cosa finisce lì, finisce la lezione. Quando esco mi avvicina un poliziotto e mi dice: non lo dire più, perché i tuoi genitori potrebbero averne delle conseguenze.
Quindi lei capisce che io dall'età di 6 anni sono stata obbligata, abituata a vivere nella menzogna. No. Quello che è successo nell'89 ci ha liberato. A vivere nella menzogna per cosa? Per quieto vivere da una parte, perché volevo bene ai miei genitori, non perché fossi ideologicamente convinta di qualcosa. Havel dice: noi abbiamo questo problema qui, il problema del senso della vita. Ma non pensate a una cosa metafisica. Havel sì, era un uomo spirituale, ma non era un metafisico, non era cattolico, lui si definiva un realista antiutopico. Per spiegarlo bene cosa intenda lui era figlio di una famiglia molto ricca, borghese, piena di immobili in centro a Praga, che gli sono stati requisiti tutti nel 48, ma soprattutto la conseguenza dell'essere figlio di una famiglia borghese che non ha potuto fare gli studi che avrebbe desiderato. Lui era un commediografo, il primo libro di filosofia lo scrive a 14 anni, e scriveva poi, cioè lui voleva fare il liceo classico e poi teatro, e gli hanno impedito di fare questi studi. Lui ha fatto una scuola da chimico e poi, se ricordo bene, sì, economia nelle facoltà tecniche, nel Politecnico di Praga, no? E ha sempre dovuto vivere di lavori manuali, fin quando è entrato rocambolescamente in un teatro come macchinista di scena. E poi di lì è iniziata la sua attività di commediografo. Perché vi dicevo tutto questo? Ho perso il filo. Ah, fra i vari lavori che ha fatto, ha lavorato in un birrificio. In un birrificio c'era, lui lo chiama il birraio boemo, un quadro di questo birrificio, che era uno che amava fare della buona birra, no? E la birra che facevano in quel birrificio faceva schifo. Perché? Perché non c'erano degli imprenditori a guidare l'azienda, no? Ma c'erano dei funzionari di partito che non è che si curassero molto del prodotto. Questo birraio scrive una lettera ai dirigenti dell'azienda dicendo: guardate che, oltretutto era anche iscritto al partito, dice: noi facciamo una birra cattiva, facciamo fare anche brutta figura al partito, no? Sarebbe bene fare così, e mette giù tutta una serie di suggerimenti su come si fa bene la birra. I dirigenti della fabbrica non se lo filano, non si curano delle... Allora lui, che era duro di coccio, come si dice a Roma, scrive al segretario cittadino del partito con gli stessi suggerimenti, eccetera, non se lo filano, fa l'errore della sua vita e scrive al segretario provinciale del partito, il quale prende in seria considerazione quello che lui dice e lo fa licenziare. Ecco, Havel dice: che intenzioni segrete della vita aveva quest'uomo? Voleva cambiare il regime? No, voleva cambiare la... No, dice, voleva fare bene la birra, cioè voleva fare bene il suo mestiere. Voleva che le 8 ore che lui passava in quella fabbrica avessero un significato, cioè avessero una utilità, non fossero appunto una menzogna. No? Dice: è così che si diventa dissidenti, perché si ha il problema della propria vita, del senso della propria vita, dell'utilità delle cose che si fanno. Anche perché a vivere nella menzogna, dice, si perde la propria identità. Come la si riacquista? Lui fa un altro esempio di questo ortolano di Praga, che è obbligato tutti i giorni a mettere fuori un cartello in mezzo a frutta e verdura, dove c'è lo slogan che tutti conosciamo: proletari di tutto il mondo unitevi. E l'ortolano, per quieto vivere, lo mette fuori. Havel su questo ha delle pagine meravigliose, se avete voglia di leggervi o rileggervi Il potere dei senza potere, spiega a lungo il perché di questa questione, io ve la faccio più breve. Un giorno, non si sa perché, questo ortolano toglie il cartello, non lo espone più. Havel dice: questo è un primo tentativo di vita nella verità. Di lì incomincia tutto. Perché? Perché questo gesto ha innanzitutto un significato esistenziale. Quell'uomo si è riappropriato di se stesso, della propria identità. In secondo luogo ha un significato noetico, di conoscenza. Ha detto che il re è nudo, ha detto la verità. In terzo luogo ha un significato morale, perché è di esempio per tutti un uomo che fa così,
E quarto, dice lui, ha un'inevitabile dimensione politica, perché ogni gesto di verità ha una inevitabile dimensione politica, pubblica e quindi politica. Quindi l'uomo, dice in questo modo, di fronte al regime, di fronte al potere che lo schiaccia, di fronte alla democrazia in crisi, di fronte alla politica disintermediata, di fronte alla globalizzazione che rende inutili gli stati, tutte quelle cose che tu hai detto, si riappropria di sé. Ma cosa vuol dire che si riappropria dell'identità? Che cos'è l'uomo? Che cos'è l'io? Dice Havel. Lui dice: l'io è il mistero della sua responsabilità. Per capire che cosa voglia dire, c'è una pagina drammatica che riguarda questo filosofo che si chiama Jan Patočka, che dopo aver resistito molto a diventare anche lui leader e portavoce di Carta 77, cede sulle insistenze di Havel, accetta e viene immediatamente arrestato. Lui ha 70 anni ed era un famoso filosofo, un grande filosofo, un fenomenologo, era stato allievo di Husserl. E viene arrestato e sottoposto a un interrogatorio di 13 ore consecutive. No? Nel verbale di questo interrogatorio, alla fine, c'è il poliziotto che lo interroga, che incredulo a un certo punto gli dice: ma professore, ma lei chi glielo fa fare? Lei è professore, stimato in tutto il mondo, potrebbe continuare a insegnare, a scrivere libri e girare a fare conferenze e darebbe pure lustro al paese. Chi glielo fa fare di stare con questi straccioni di Carta 77? No? E Patočka risponde: se non io, chi? E sono le sue ultime parole, perché due giorni dopo, a seguito delle vessazioni dell'interrogatorio, muore. Ecco, Havel dice: la responsabilità è questa cosa qui, l'uomo è questa cosa qui. È la responsabilità verso di sé, verso la gente che tu hai intorno e verso il mondo. Se non io, chi? E questa roba non si può predicare, dice, si può solo testimoniare. E quando lo fai, ti accorgi di due cose. Uno, che non sei il primo che lo fa, che tanti l'hanno fatto prima di te. Secondo, che non sei il solo, perché questa assunzione di responsabilità che fa ritrovare l'uomo a se stesso, no? Dice, immediatamente crea un fenomeno comunitario, crea una società. Vi dico solo un dato numerico: in un paese che all'epoca aveva 9 milioni e mezzo di abitanti, nella questa piana di Letna, dove facevano i grandi raduni della rivoluzione di velluto, si trovano in 800.000 persone. Fate le proporzioni con l'Italia, no? E dice: immediatamente tu ti accorgi che c'è intorno a te una solidarietà che si ricostruisce. Quali sono le prime cose che fanno? Per esempio, con i Plastic People, loro iniziano a seguire i processi, che all'epoca erano a porte chiuse. Li seguono inizialmente dalla piazza, poi riescono a entrare, inizialmente qualcuno clandestinamente, poi la cosa diventa pubblica, inizia a entrare nelle aule dei processi. Fanno raccolta di firme, petizioni internazionali. Dice: cosa ha creato questa cosa? Perché è stata molto importante? Uno, perché chi finiva in carcere e veniva spesso e volentieri dimenticato, sa che non è più da solo. Quindi quella solidarietà che si era rotta, soprattutto dopo la repressione della primavera di Praga, invece si ricostruisce, non sei da solo. Anche perché una delle grandi conseguenze della disintermediazione, cioè di questo rapporto diretto del leader con il singolo, è esattamente la solitudine del singolo. La mancanza di corpi intermedi ti rende più manipolabile perché sei da solo. Seconda cosa, dice, ha acceso un faro internazionale sul regime. Il regime ha iniziato a doversi vergognare di quello che faceva. No, non poteva più arrestare impunemente, processare impunemente e condannare impunemente chi voleva. Dice: ma si può fare di più che non togliere solo il cartello? E questa è una cosa che lui chiama la vita indipendente della società. Dice: la società è un essere misterioso che ha dentro di sé una vita indipendente. Tu puoi iniziare
averla iniziato così, facendo assemblee nelle fabbriche, nelle scuole, nelle università, puoi iniziare a metterti insieme con dei colleghi di lavoro sul posto di lavoro, a discutere di come si è trattati. Puoi iniziare a fare quel fenomeno grandioso che è stato il Samizdat. Cosa voleva dire? Che io scrivevo un testo, no? Lo consegnavo a 5 persone, queste 5 persone lo scrivevano sempre a macchina con quelle carte veline sottilissime, si mettevano 4 copie di carta carbone, e che lo danno ad altri 5, che lo danno ad altri 5, che lo danno ad altri 5. Il potere dei senza potere è arrivato in Italia, nascosto in una scatola di cioccolatini, su una di queste veline sottilissime, no? Frutto del Samizdat, che è stato un grande fenomeno di editoria clandestina. Puoi iniziare a fare concerti rock clandestini, puoi iniziare a fare riviste di filosofia clandestine, teatro clandestino, università clandestine. Non sto facendo degli esempi, sto facendo degli esempi ipotetici, sto dicendo che cosa è successo in quegli anni in Cecoslovacchia, in Polonia, in Ungheria, eccetera, no? Questa vita indipendente della società, lui la chiama polis parallela, prendendo questo slogan a prestito da un altro filosofo ceco che era Václav Benda. E da questa vita diversa, dice lui, nasce una cultura diversa e può nascere anche una politica diversa. Dice, il percorso è sempre questo, c'è una primazia della vita, quindi della società civile, no? Sulla cultura, e da questa nasce una cultura, e sulla politica. Dice, altrimenti, dice, solo così i partiti potranno rinnovarsi, partiti che lui ritiene indispensabili per la vita democratica di un paese, solo così i partiti potranno rinnovarsi, se partono da questo dinamismo che vi ho descritto, altrimenti saranno solo strumenti di raccolta del consenso e tecnologia del potere. Detto in termini più a terra terra, come ci spartiamo il bottino. No. Quindi lui è un grande difensore della società civile. Adesso per brevità non vi leggo una lunghissima citazione, una discreta citazione dal suo ultimo libro, che è Un uomo al castello, dove lui nel 2006, lui è stato presidente prima della Repubblica Cecoslovacca, poi della Repubblica Ceca dopo la divisione, dall'89 al 2003. Nel 2006 fa un lungo viaggio in America e lì scrive un libro stranissimo, perché un po' è il diario del suo viaggio in America, un po' è un'ulteriore intervista a distanza con lo stesso giornalista che l'aveva intervistato 20 anni prima, in cui ovviamente non parla più del dissenso, ma parla della sua esperienza di uomo politico. E un po' ci sono dei pezzi stranissimi, nel senso pagine del diario di quando faceva il presidente in cui lui mischiava tutto, cioè l'incontro che doveva avere con l'Albright e poi devo ricordarmi di dire al giardiniere di innaffiare le rose perché l'ultima volta sono appassite. Cioè. Ma lui dice che questa tecnica del collage è la tecnica che rende meglio l'idea della vita, perché per lui la politica era letteralmente... scusate la parafrasi di von Clausewitz, la continuazione della vita con altri mezzi. Lui ricorda in questo libro che quando gli fu proposto nell'89, tenete presente che lui si è fatto circa 6 anni di carcere, l'ultima volta che fu arrestato era il 28 ottobre dell'89, 2 mesi dopo era Presidente della Repubblica, quindi lui è passato dalla galera al castello, questa bellissima sede della Presidenza che c'è a Praga, nell'arco di 2 mesi. Dice, quando me l'hanno proposto io non volevo accettare, perché non, io volevo fare, a parte che era un personaggio gaudente, gli piaceva il gentil sesso, gli piaceva mangiare, c'è anche un bellissimo libro di sue ricette, gli piaceva bere, gli piaceva fumare, cioè, gli piaceva la vita, diceva, io, dato la libertà al mio paese, adesso vorrei godermela, e volevo rifiutare. E lì mi sono ricordato di un'altra cosa che mi disse Patočka. Ricordati, Václav, che il compito dell'uomo non è realizzare il disegno che uno ha pensato per se stesso, ma realizzare il disegno che il destino ha pensato per te. Ed è per quello che ho accettato. Dice, fatto questo passo, che non era indifferente, perché è stato il vero salto nella mia vita, anche se io sapevo che tutto quello che avevo fatto fino ad allora aveva un rilievo pubblico
e quindi un rilievo politico, ma mettersi a fare il politico di professione è un'altra vicenda. Dice, fatto questo passo, non ho dovuto per niente cambiare i criteri con i quali affrontavo il tutto. Ho dovuto applicare quello che avevo fatto fino a quel momento anche alla questione politica. E tutti sapevano che io ero uno che non faceva sconti alla verità, e tutti sapevano che io ero uno che sarebbe stato contro il potere anche da dentro i palazzi del potere. Si può quindi dire che quella che lui definisce... non vi ho detto la cosa della sussidiarietà della quale avevo partito. Lui negli anni Ottanta, fin da allora, è un grande difensore della sussidiarietà, quindi della primazia della società civile. Lui dice, tutto quello che noi adesso chiamiamo terzo settore non è solo il settore della carità o del volontariato. Dice, è tutto ciò che riguarda un servizio pubblico. Lui voleva affidare tutti i servizi pubblici a organismi del terzo settore. Dice, perché non è lo Stato che si costruisce la società civile, ma è l'inverso. E la società civile è la protagonista principale della vita anche dello Stato. Quindi capite che la centralità della società e la centralità dell'uomo per lui sono decisive. Sembra un idealista, però è un idealista che ha fatto crollare un regime, ma soprattutto che poi da presidente ha realizzato, perché era un uomo molto concreto, tre cose. La prima è l'adesione all'Unione Europea del suo paese. No, la prima in assoluto è stata la fine del patto di Varsavia. Lui è stato il primo compito politico che si è assunto. E Gorbaciov dice, nel diario lo racconta, dice Gorbaciov non ci credeva quando nel 92, mi sembra, adesso non ricordo bene le date, a Praga si fece questa grande conferenza internazionale in cui con la sua firma, con la firma di Havel, fu sancita la fine del patto di Varsavia. Secondo, l'adesione all'Unione Europea. Lui è molto critico, è stato molto critico perché è morto nel 2011 con la forma di superstato e di superburocrazia che l'Europa ha assunto. Nello stesso tempo è stato un grande europeista. No. Tagliava corto, diceva, a quelli che sono scettici nei confronti dell'integrazione europea, gli dico fatevi 60 anni, come ci siamo fatti noi, senza libertà, prima sotto i nazisti e poi sotto i comunisti, e capirete la grande importanza e la profonda importanza dell'integrazione europea. Anche perché l'alternativa a questo, lui diceva, io non sono europeo, io sono ceco. Tu sei italiano, quell'altro dice, ma abbiamo un destino comune che si chiama Europa, è un compito comune, quello di dimostrare al mondo come possiamo stare insieme liberamente fra diversi, non più perché obbligati da un potere superiore come poteva essere l'impero. Liberamente scegliamo di stare al mondo e testimoniare al mondo come si può stare insieme come diversi, ma il discorso sull'Europa sarebbe lungo. Anche perché l'alternativa a tutto questo, nei nostri paesi, concretamente, era il nazionalismo. L'alternativa all'adesione all'Unione Europea era il riemergere dei nazionalismi, e i nazionalismi sono stati la pagina più brutta della storia europea. E poi ha portato il suo paese nella NATO. Anche lì gli dice, io non è che sono diventato d'improvviso. Che problema avevo io? Di rendere irreversibile quello che era successo nel mio paese. Perché avevo il problema della sicurezza dei miei cittadini, centralità dell'uomo. E questo atto di politica internazionale, di geopolitica, di strategia internazionale, dice, era quello che mi ha permesso di rendere irreversibile. Poi si può criticare l'allargamento della NATO a est, ci sono grandi discussioni nelle quali non mi addentro. Dice, è stato quello che ha reso possibile una certa sicurezza per i miei cittadini. Vi faccio un ultimo esempio di cosa volesse dire per lui la centralità dell'uomo, anche nelle strutture economiche. A un certo punto gli propongono alla Cecoslovacchia di prendere una grande zona militare che c'è vicino a Praga, di trasformarla in un aeroporto che sarebbe stato l'hub europeo, quello che è adesso Francoforte. Anche perché noi l'abbiamo detto sempre Europa dell'Est, se c'è una cosa centrale in Europa è la Cecoslovacchia, no, proprio lì in mezzo.
Il governo di Klaus, se ricordo giusto, dice subito di sì, e lui si permette di mettere in discussione la decisione. Era un investimento miliardario, un investimento internazionale miliardario, e lui dice, non è che sia di per sé il contrario, anzi. Ma dobbiamo porci un problema, non dobbiamo decidere in base a un calcolo economico. Dice, che paese vogliamo? Che idea di paese vogliamo? Che idea di uomo che vive in questo paese vogliamo? Vogliamo ricostruire l'industria di questo paese distrutta da 40 anni di regime? Vogliamo ricostruire il commercio? Vogliamo ricostruire la piccola media impresa? Vogliamo ricostruire l'ambiente? Era un grandissimo ambientalista Havel, no? Oppure vogliamo essere un paese in cui atterrano milioni di persone, lasciano giù un po' di dollari, un po' di soldi e ripartono, fregandosene di che cos'è il nostro paese, no? Li ha convinti, no? Li ha convinti e hanno rinunciato a questo investimento, cosa che non credo un politico normale oggi farebbe. Se voi andate oggi a Praga, hanno altri problemi, soprattutto hanno il problema, secondo me, di aver dimenticato la lezione di Havel, però c'è un'economia, noi cresciamo 0,1-0,2, c'è un'economia che fino all'anno scorso cresceva del 4%, quest'anno ha delle previsioni del 2,8-2,9, e soprattutto c'è questo fenomeno a noi sconosciuto di una disoccupazione al 2,7%, per cui c'è questo strano fenomeno di gente che si licenzia sapendo che nell'arco di una settimana non troverà lavoro perché si mette a cercare lavoro, troverà lavoro perché gli offrono del lavoro. Quindi anche sotto questo aspetto mi sento di dire che è stato un buon profeta anche in economia, pur essendo un commediografo. Ve l'ho fatta lunga, vi chiedo scusa e grazie. Grazie, Casorto. Molto interessanti. Per procedere io farei così, mi permetto di fare due domande rapidissime, una a Steinman e una a Casotto e poi la cogliamo. Steinman, domanda semplicissima, ultimi giorni, Turingia e l'attentato, c'è una radicalizzazione della crisi in Germania, è esatto questo, sei in grado di accennare un po' di previsione di sviluppi di questa crisi imprevista così che si sta accelerando? Allora, sulla Turingia sì, sull'altro aspetto no, perché allora partirei da questo secondo punto, dall'attentato che c'è stato ieri notte. In realtà è il terzo di questa mole in 6 mesi, cioè fu prima un attentato a fine luglio scorso ai danni di un politico della CDU che venne ucciso nel giardino di casa sua, colpevole della sua difesa delle politiche migratorie della Merkel. Poi c'è stato l'attentato alla sinagoga di Halle, se non sbaglio era quest'autunno, cos'era, novembre, e poi c'è stato quest'atto qua. In tutti i casi si tratta di estremisti, neonazisti, razzisti, suprematisti bianchi, apparentemente instabili, che agiscono a livello individuale, che non sono né collegati ad alcuna struttura propria né neanche alcuna struttura o alcun movimento di estrema destra. Quindi ecco, sinceramente su questo tipo di aspetto, che mi sembra quello più preoccupante, è impossibile fare previsioni. Mi ricollego a un discorso un po' più ampio che è quello che è stato fatto in merito all'estremismo islamico e agli attentati islamici di questi ultimi anni. C'è uno studioso, Gilles Kepel, francese, che si occupa appunto di questo tipo di fenomeno, con cui io ero in disaccordo, invece ora vi devo riconoscere che il discorso aveva ragione. Lui sosteneva il fatto che nel momento in cui lo Stato islamico sarebbe crollato come Stato territoriale, sarebbero calati anche gli attentati in termini di quantità e di qualità. Questo fino adesso è un fatto. Se vediamo che da quando non c'è più l'ISIS in Siria e in Iraq come Stato territoriale, gli attentati che ci sono stati sono più simili a questi qua in Germania, quindi su base individuale e spesso dettata anche da squilibri, rispetto che dal punto di vista di organizzazione. Quindi da questo punto di vista io sono un po' inquieto, ve lo dirò, perché 3 attentati in 6 mesi in Germania sono tanti. Per quanto riguarda il legame tra questo tipo di violenza e diciamo la destra, il populismo, la destra radicale,
Lì poi si entra in un dibattito di tipo politico che stanno proprio facendo adesso, su cui per me è difficile esprimermi, perché veramente se si prende in considerazione il partito di Alternative für Deutschland, quindi un partito che raggruppa più o meno il 15% degli elettori tedeschi, si vede che al suo interno c'è veramente di tutto e di più. Se si va in Parlamento al Bundestag si vede che la maggior parte delle persone che siedono lì sono accademici, professori, quindi gente che potrebbe benissimo stare tra i banchi di un partito di centro. Andando all'est invece la situazione è diversa, perché si trovano spesso addirittura ex esponenti comunisti di sotto la DDR che hanno avuto questa conversione, dicendo quasi, ne parlavo l'altra volta, proprio ho intervistato questa intervista curiosa, in Turingia il leader più radicale di tutta Alternative für Deutschland si chiama Björn Höcke, che viene accusato di essere fascista, estremista e così via. Il suo consulente che io ho intervistato si chiama Peter Feist. Feist è il cognome di prima di sposarsi di Margot Feist, poi sposata Honecker, è sua nipote. Quindi il nipote di Honecker e Margot Feist è consulente dell'esponente più radicale di Alternative für Deutschland in Turingia. E l'ho pubblicato su Limes l'anno scorso, l'intervista peraltro, quindi si può facilmente trovare. E tornando al discorso in Turingia, lì se avete seguito appunto cosa è successo, è crollato il muro di separazione che era stato costruito intorno ad Alternative für Deutschland. Che a seguito della conformazione molto difficile di una maggioranza parlamentare all'interno del Parlamento della Turingia, AfD ha sostenuto un candidato liberale che è stato eletto tramite i suoi voti e in questo modo si è riusciti a formare un governo che poi è caduto 24 ore dopo sulla pressione di tutti i grandi partiti che sono intervenuti dicendo no, noi non possiamo accettare che, anche se legittimo dal punto di vista democratico, che vi sia un governo che sia eletto dai voti dell'estrema destra. E questo pone una questione molto, molto rilevante. Innanzitutto evidenzia un forte distacco tra centro e periferia che c'è nei grandi partiti tedeschi, soprattutto all'interno della CDU. Perché? Perché nel caso della Turingia, la CDU, il partito della Merkel, accetta i voti di Alternative für Deutschland per poter andare al potere insieme ai liberali e viene disdetta dal comitato centrale del partito. Quindi la Germania federale si trova, in nome della tutela della democrazia, a vedere un partito centrale che interviene nelle dinamiche democratiche di un land locale all'interno, ripeto, di uno Stato federale che porta alla caduta di un governo locale in nome della democrazia e in nome della lotta all'estrema destra. E quindi questo crea un grande controcircuito che fa sì che si assista di nuovo alla dimensione di cui parlavamo prima. Il rafforzamento dei poli più radicali che, in nome della difesa della democrazia, del popolo e contro il centralinismo dei partiti che si vogliono imporre per non perdere consenso, riescono effettivamente ad avere un consenso maggioritario. Se oggi il partito post-comunista di Die Linke, che erede diretto della SD, del Partito Comunista sotto la DDR, e Alternative für Deutschland trovassero una sinergia, una forma di collaborazione al di là della vecchia cortina di ferro, potrebbero raggiungere spesso e volentieri la maggioranza assoluta, quindi avere più del 51% dei voti. Ma questa è l'ipotesi surreale. È totalmente impossibile che si realizzi, è totalmente impossibile, ma cosa mostra questo fatto qua? Mostra che il muro antifascista che è stato creato intorno all'Alternative für Deutschland è in realtà un'ennesima strategia da parte dei grandi poli moderati per fare leva a una crisi di identità profondissima che stanno vedendo. E in questo senso la Germania non è dissimile alla Repubblica Ceca, soprattutto la Polonia. L'ingresso totale o parziale di questi paesi all'interno del sistema democratico occidentale corrisponde anche al ritorno di una sorta di nazionalismo che va a colmare una sorta di vuoto di valori che si pensava che le democrazie riuscissero a dare, ma che invece non è così. Quindi io, per quanto riguarda la Germania, non sono particolarmente ottimista, perché penso che questo appunto cordone sanitario intorno ad Alternative für Deutschland rimarrà,
conseguentemente la polarizzazione sarà sempre più ampia. Non so dire come si svilupperà questo partito in termini percentuali, ma certamente un partito che è intorno al 15% non, sicuramente non andrà al governo, sicuramente non otterrà la maggioranza perché non ha i numeri, ma non verrà neanche eliminato. Quindi si rischia di andare sempre di più verso una società frammentata, verso una società divisa, in cui anche a livello di comunicazione c'è una tale sfiducia reciproca da parte dei rispettivi popoli e dei rispettivi elettori, che essi saranno sempre più vittime, o come, non voglio dire vittime, ma sempre più sensibili alla propaganda, alla narrazione del proprio partito di riferimento, del proprio blocco valoriale di riferimento dall'una e dall'altra parte, che fa sì che non si vada, che non si possa, a mio avviso, andare a ricreare, perlomeno nel breve periodo, alcuna forma di sintesi e di identità nazionale condivisa, che era quello che avrebbero voluto fare Habermas in primi e chiunque poi ha cercato di reinventare la Germania a partire dal 45. Grazie. La domanda, però, in qualche modo la palla l'ha già buttata Luca stesso, l'ha buttata. Questi nazionalismi che stanno venendo fuori, in realtà dalla politica di Václav Havel siamo passati al Patto di Visegrad, di cui la Slovacchia è, come dire, uno dei quattro paesi del Patto di Visegrad. Cioè, stiamo andando nella direzione, come dire, di, stiamo mettendo, non so se è proprio una bomba sotto l'Unione Europea, ma certo, come dire, il Patto di Visegrad è l'elemento di disgregazione più grosso sotto l'Unione Europea che sto posto fino adesso. Ecco, dovessi sintetizzare la ragione di questo cambiamento di clima radicale, il fatto che la Polonia, che la Cecoslovacchia, mentre la Polonia ha una tradizione nazionalista, l'Ungheria è nazionalista, la Polonia e la Cecoslovacchia sorprende lì dentro, sorprende quel patto. Perché è finita lì dentro anche la Cecchia? Ma se ci pensi, se ci pensate, sotto questo aspetto Havel è uno sconfitto. Ma se ci pensate, sotto questo aspetto il più grande sconfitto del Novecento è quello che, non da solo, ma comunque che di fatto ha fatto crollare tutto questo, che si chiama Giovanni Paolo II. No. Perché? Perché il contatto con la società consumistica, con la globalizzazione, con un certo tipo di libertà alla quale non eravamo abituati, a tutto ciò che era tradizione culturale e politica di un paese non ha retto. Perché, torno alla questione che diceva Habermas, se ci pensi la cosa che tu hai detto sulla, nei confronti dei, paesi delle, dei partiti dell'estrema destra, è successa nella, in Nord Africa contro il fronte islamico in Algeria e contro i fratelli musulmani in Egitto. Consacrati dal voto popolare, si è detto che bisogna fermarli perché non sono democratici. No? È che è un bel problema che non sappiamo ancora come risolvere. No? Perché la democrazia certo non coincide solo con l'espressione del voto, come si diceva prima, e però non può fare anche, non può essere totalmente indifferente all'espressione popolare, all'espressione del voto. No? E secondo me si torna a quella cosa che diceva Havel, c'è, ed è il punto di Havel, c'è un qualche cosa che precede tutto questo e che lo fonda e che non è immediatamente politico. E non è, Havel dice l'Europa dice perché è diventata una roba oscena, no? Perché ha dimenticato l'anima sulla quale è costituita. Adesso non pensate alle radici giudaico-cristiane, Havel parlava sicuramente di Atene, sicuramente di Gerusalemme, sicuramente di Roma, ma parlava anche dei barbari. Dice, i barbari sono venuti a rimetterci sangue nelle vene. No. Dice, quella forza dirompente e rivoluzionaria che sono state, dice, hanno costituito e come l'identità europea. Dice, ma questa è la cosa che noi dobbiamo continuamente ritrovare. Lui la chiamava questa apertura, questa crepa, questa fessura, lui la chiamava la cultura del dubbio, ma non del dubbio sistematico per cui io metto in dubbio ogni verità evidente, dice del dubbio nelle nostre convinzioni, del dubbio nelle certezze che abbiamo acquisito, del dubbio nella tranquillità nella quale ci siamo accomodati. Dice questo, e questo, se ci pensate, non è automatico. Cioè, mentre nella scienza e in molte altre cose c'è un progresso, come dire, sommabile, no? Cioè, i risultati di ieri sono acclarati e si riparte da lì. In politica
in morale, in cultura, eccetera, questo non è automatico. È responsabilità di ogni generazione riprendere in mano questo tipo di testimone. No. In una società come quella cecoslovacca, da una parte è successo questo, se ci pensate, un fenomeno stranissimo. Io ho avuto 4 figli, tutti Erasmus, e l'ultimo vuole andare addirittura in Sud America a fare un anno di Erasmus. La Cechia adesso, la Repubblica Ceca, è l'unico paese europeo dove i giovani non vogliono andare in Erasmus, che è una cosa stranissima, no? Essendo stata l'Europa in qualche modo comunque l'occasione vera, no? Quindi da una parte c'è questo fenomeno, dall'altra c'è un fenomeno che io ho incontrato lì a Praga, sono diventato molto amico di 2 personaggi, uno è Pavel Fischer, che è l'attuale presidente della Commissione Esteri del Senato, che è stato il segretario, il capo della segreteria politica di Havel, e l'altro è Michael Zantoski, che è stato il fondatore di Forum, cioè il partito di Havel, poi è stato il suo portavoce, adesso è il capo della library, della fondazione. E mi raccontavano come nell'ultimo anno ci siano state 12 grandi manifestazioni, diciamo a colpi di 200.000 persone in piazza, in cui si rinota un risveglio della società, esattamente come era successo. Perché? Perché cosa succede? Loro hanno questo Babis, che è un tycoon, che è un signore che fa soprattutto grandi affari con la Cina, no? Hanno una politica estera che si sta riposizionando, stranamente, avendo passato quello che hanno passato, in un rapporto con Mosca. Dice, e dice, queste cose iniziano a vedersi, iniziano a essere evidenti e iniziano a essere non sopportate dalla popolazione. Dice, c'è questo risveglio che per adesso, dice, non è arrivato alla coscienza maturata da carta seta. Dice, però la società civile si sta muovendo, per adesso con queste grandi manifestazioni, senza ancora una coscienza politica. Dice, questa è la nostra speranza, questa è la nostra possibilità. Grazie. Vediamo domande adesso da parte vostra. Prego Eva, prego. Grazie. 2 precisazioni e una domanda. Riprendo l'intervento di Ferruccio, una tua frase, la democrazia è intimamente legata agli stati nazionali. Sì. Fin quando non risolviamo questa ambiguità e questa contraddizione che nazione vuol dire una cosa e Stato vuol dire un'altra cosa, i corpi intermedi devono rendere conto sia alla nazione che allo Stato. E quindi da questo punto di vista mi permetto di contestare la tua affermazione che non abbiamo democrazia disintermediata, non ha precedenti. Negli ultimi 150 anni ci sono stati 3 precedenti, uno durato 3 mesi, uno durato 1 anno e uno in corso attualmente da 5 anni. E si basa su alcuni elementi, ti riprendo da un punto di vista ideale, le frasi citate di Havel, politica, cioè arte dell'impossibile, cambiare noi e cambiare il mondo, utilità delle cose che si fanno, gesto personale di rifiuto con un semplice atto quotidiano, stare insieme liberamente come diversi, società civile che costruisce dal basso la struttura dello Stato. Queste esperienze, che non cito, se non dandovi l'indicazione, perché avrei bisogno di almeno 10 minuti per spiegarle come si deve, però basta questo, sono esperienze che ci sono state che fanno riferimento a questo elemento, sono aspetti della frase di Havel che in qualche modo possono essere, sostanzialmente condivise dal pensiero anarchico. La domanda ultima, scusa, vogliamo parlare... Sono molto curioso, dimmi. Vogliamo parlare dei caratteri pratici dei funzionamenti dei corpi intermedi, io non sono disposto ad accettare di parlare genericamente e per titoli dei corpi intermedi dicendo solo sindacati, partiti, associazioni. Non mi basta lo statuto di un partito, lo statuto di un'associazione, io voglio sapere come è la loro pratica di democrazia. Non mi basta accettare la definizione. Vogliamo parlare di che cosa intendiamo per corpi intermedi, perché sennò anche la frase società civile che costruisce dal basso, tramite quali enti amministrativi, Vaclav diceva, e enti amministrativi funzionali costruiti come? E solo nel momento in cui costruiamo le cose pratiche, come funzionano questi organismi che noi abbiamo la
consapevolezza se sono democratici o non sono democratici. Questa domanda che grazie, faccio un po' a voi. Grazie, ma sei lasciato nel mistero, quindi siamo curiosissimi di scoprire, no, curiosissimi di scoprire l'arcano. Vediamo un attimo se ci sono altre domande. La materia è veramente ricca e complessa che è stata messa, sia come conoscenza in realtà, sia anche teoricamente, quindi c'è materia abbondante per discutere. Si può dire che manchi autenticità di linguaggio nell'ambito politico? Io non credo si arrivi alle coscienze delle persone. L'esempio di Havel, forse anche per il retroscena umano della stessa persona, potrebbe, a mio avviso, rispendersi oggi con un utilizzo di linguaggio più vero, più vicino alle esigenze reali delle persone. Quello che si può dire essere populismo, secondo me, è una istigazione anche di una frustrazione sociale accumulata come risvolto dello stesso mondo globalizzato. Io penso, è possibile un ritorno a un umanesimo, rimettere veramente l'uomo al centro con queste impalcature politico-sociali? Grazie. Altre domande? Diamo la parola d'autorità. A te, perché sì. Parte voi? Sì, assolutamente. Dato, forse io, signore. Parte. No, non volevo metterti qui scherzosamente, ma pensavo. Io avendo un po' partecipato allo studio di Havel. Appunto, per questo pensavo. Diciamo, rispetto a un po' la situazione anche politica di adesso, piuttosto che la nostra contemporaneità, a me colpisce molto il giudizio che lui dà rispetto alla speranza, no? Nel senso che, come diceva prima Ubaldo, un uomo comunque in carcere per 6 anni, diciamo che ha continuato comunque imperterrito in quello che era a ripetere quello che secondo lui era la verità, no? come abbiamo sentito, e perché a me colpisce molto che lui dice che la speranza non è fare qualcosa certi che andrà a buon fine, ma fare qualcosa certi che quella cosa ha un senso, no? E in tutto quello che abbiamo sentito questa sera, a me sembra che alla fine questo possa essere il reale punto di partenza, no? Nel senso che anche nel piccolo, comunque, un incontro come questo, che è un tentativo molto ironico se vogliamo, comunque è un tentativo che nasce dalla certezza che un momento di dialogo, no? Nel senso, rispetto a questi temi di questa sera, comunque abbia senso. A me colpisce che siamo qua comunque a dire la società civile, no? comunque i corpi intermedi, anche con un po' di ignoranza, comunque i corpi intermedi stanno crollando, quando magari siamo proprio davanti a un tentativo, che è quello di questa sera, di partire da un'esperienza, di partire da una conoscenza per costruire qualcosa di buono, no? Ecco, non è una domanda, ma è un'osservazione rispetto a quello che sta accadendo qua adesso. Nessun'altra osservazione? Io ho domande sui suoi riferimenti che non ho capito. Anche lui. Non abbiamo capito. Il riferimento corpi intermedi, eccetera. Faccio, siamo a Milano. Milano ha ufficialmente 20 municipi. Il sistema in altre città più o meno paragonabile, Barcellona, eccetera, si parla di bilancio comunale partecipato. No.
9. Ah, sì, giusto. Erano 20 quando eravamo giovani. Esatto, quando eravamo giovani. Allora, le città più aperte e democratiche, che si vogliono essere più democratiche, Barcellona e altre, fanno il bilancio partecipato. Quindi fanno, e ci sono numerose, quindi 10%, 15%, 20% del bilancio della città viene deciso andando a fare delle assemblee e sentendo nei vari corpi intermedi o le organizzazioni dal basso strutturate, dite voi cosa volete, decidete voi queste cose, no? Questa è l'idea che noi abbiamo e che ancora rimane. Pensare invece dalla società civile che parte dal basso significa che l'80% del bilancio dei comuni viene deciso dai 9 corpi che ci sono alla base. Cioè i 9 corpi, a seconda della popolazione, si dividono l'80% del bilancio e quindi ognuno di loro decide autonomamente. Il 20% lo mette a disposizione per decisioni che funzionalmente è più conveniente che vengano decise a un livello superiore tramite delegati che le nove municipalità mandano temporaneamente e solo per scopo per decidere la tassazione generale, per esempio, l'organizzazione dei trasporti pubblici. Un singolo quartiere di Milano, un singolo municipio di Milano non è funzionale nell'organizzare i trasporti pubblici di tutta la città. Però, voglio dire, per altre cose non c'è bisogno che si debba passare dal centro, debba decidere il centro per le cose della municipalità. Non so se sono riuscito a essere chiaro. Significa che gestiscono i soldi e prendono delle decisioni gli organismi dal basso, la maggior parte dei soldi ce li hanno quelli in basso. E quindi dal basso si dà all'organismo superiore, il comune, o all'organismo superiore, la regione, o all'organismo superiore, uno Stato federale, sono quelli del basso che decidono quanti soldi, quanti potere dare, decisionale a quelli di sopra, perché è più funzionale che decidano certe cose, le decidano a livello generale. È chiaro? Però siamo fuori da questo tipo di logica, noi non riusciamo nemmeno a concepirla. È stata proposta politicamente, se ne discute da 150 anni almeno, però è talmente fuori dal quadro concettuale che la cosa più facile è quella di sminuirla concettualmente, dicendo è un'utopia, non può funzionare. Quando funziona sistematicamente, ci sono tutta una serie di cose che funzionano, esattamente in questo modo. Nel momento in cui voi sentite dire che Google modifica la struttura interna, 30-40 anni fa era fare gli uffici non più divisi con divisioni, ma fare l'open space. Oppure, quando Google dice voi potete prendervi lo spazio che volete, fermare il lavoro quando volete, vi metto a disposizione delle salette di riunioni per cui parlate lì e vi fate venire in mente le idee senza bisogno che io nomini un responsabile che organizzo un gruppo di brainstorming una volta alla settimana in un'ora precisa. Capite che stiamo rovesciando? È un modo pratico che viene praticato in moltissime parti del mondo, che è quello di un'organizzazione dal basso. Quindi si può fare, si può fare. Adesso gli esempi. Purtroppo questo modo di pensare è talmente rovesciato che nel momento in cui politicamente viene realizzato sono tutti contro. Tutti. Le tre esperienze che adesso vi cito sono avvenute non a caso in tempi di guerra, in tempi di conflitto. 3 mesi e qualcosa della Comune di Parigi, 10 mesi dal luglio del 36 a Barcellona fino al maggio del 37 a Barcellona. In questo momento nella Siria del Nord, nel Rojava, sta funzionando da 4 anni in una situazione di guerra, esattamente come vi ho spiegato l'ipotesi di Milano. Da 4 anni nel Rojava funziona così, come ve l'ho spiegato. Ovvero sia sono gli organismi dal basso che decidono, eleggono dei rappresentanti per le cose generali, ma questi rappresentanti propongono la questione femminile, un maschio e una femmina, in tutti i ruoli un maschio e una femmina. Semplice. In tutti i ruoli di sindaco, responsabile, un maschio e una femmina. Quindi c'è un processo decisionale ridotto andando verso l'alto, perché le decisioni vengono decise dal basso. Tenete conto che c'è un'assemblea unica generale che ha pochi poteri e dura meno delle assemblee di quartiere, dura meno perché ci deve essere una rotazione più forte. C'è un corpo composto solo da donne che non propone le leggi ma ha diritto di veto sulla decisione ultima di questo ultimo corpo.
Questo in 4 anni in situazione di guerra nel Rojava. Ne sentite parlare? Allora, le esperienze ci sono, ma è una esperienza che ovviamente mette in discussione fondamentalmente le strutture dei corpi intermedi all'interno del concetto di Stato che è da noi inventato dagli europei indissolubilmente legato ambiguamente al concetto di nazione. Quindi la narrazione nazionale condivisa. Le narrazioni condivise sono anche in questo caso vanno pensate come che emergono dal basso. Il muro nei confronti dell'AfD è fatto anche nei confronti della Linke nella Germania Est, nell'ex Germania Est. È un muro mentale per cui la resistenza, vedo che in Turingia la possibilità, cioè la Linke prende più voti di tutti e la possibilità di fare un'alleanza con la Linke per il momento io non l'ho ancora vista. Vabbè, sono eppure la Linke ha preso più voti di tutti. Sono discorsi molto diversi da questo punto di chiaro vista. Però di nuovo i gruppi socialdemocratici e la CDU eccetera di fatto sono un ebbene quello che viene fuori, se non c'è una narrazione condivisa, quello che viene fuori dal basso, ovviamente, non viene ascoltato e non ha corpi intermedi in cui si può esercitare il potere, anche in uno Stato federale, che è ben più federale del nostro, che ha oggettivamente margini di gestione, ciò non toglie che rimane ancora in Germania, tutti gli Stati federali rimangono ancora all'interno di una struttura che parte comunque dall'alto, al momento buono è l'alto che interviene. In Occidente l'esempio più vicino a quello che vi ho detto è la Confederazione Svizzera. La Confederazione Svizzera, però è un caso assolutamente unico nell'Occidente. L'esperienza del Rojava è ancora più estremo della Confederazione Svizzera, però in Europa ce l'abbiamo, la Confederazione Svizzera, che potrebbe essere una struttura che dimostra di funzionare con una differenza di cantoni che hanno differenza di popolazione, eccetera. Vi ricordo e chiudo che fino al 1994 nel cantone dell'Appenzello non si votava per elezioni ma si votava per assemblee maschili in piazza per alzate di mano. Fino al 1994. La legge che invitava i cantoni svizzeri ad adeguarsi a una legge elettorale con la crocetta è un invito, perché è confederale, è del 1973. Di nuovo, è che gli esempi non si conoscono e la Svizzera viene considerata, non è la struttura svizzera non è un argomento politico di dibattito. Perché è piccolo, eccetera. Scusate, ho rubato, ma mi sembrava. Grazie. Ci sono altre domande? No, penso che possiamo passare rapidamente a delle osservazioni conclusive. Steinman, se vuoi. Sì. Prego, Steinman. Insomma, è stato messo sul piatto molto. Io mi sono segnato qualcosa. Partendo da cosa diceva prima, che cosa sono poi i corpi intermedi, cosa possono essere? Io estenderei un po' il discorso in termini macro per poi parlare in termini micro. Una volta la funzione dei corpi intermedi era quella che avevano i confini, che sembrerà una contraddizione, ma il confine segna di fatto il limite all'interno del quale si può sviluppare un contratto sociale. E nel momento in cui poi c'era un confine all'interno di questo spazio, le diverse comunità potevano decidere se e come accordarsi. Venendo meno il concetto di confine e di Stato-Nazione all'interno della globalizzazione, viene anche meno, stiamo vedendo, la possibilità di realizzare un contratto sociale. E un altro punto centrale in questi termini è che naturalmente l'abbattimento delle frontiere è un dato positivo per quanto riguarda la produttività e la produzione di benessere, ma che non dà alcun tipo di garanzia, stiamo vedendo, di redistribuzione di questo benessere. E quindi dobbiamo forse iniziare a ragionare sul fatto che il concetto di democrazia e di partecipazione della popolazione alla vita di una comunità politica non sia sempre e per forza conciliabile con quello di massima produttività e di massima produzione e di più equa, anzi invece debba essere conciliabile con il concetto di più equa redistribuzione. E qui mi ricollego con l'esempio che faceva lei su Google, che naturalmente i social e internet sono un modo e un mezzo per eliminare alcuni strati e quindi per permettere. Io parlavo della società, del modo di
produrre all'interno della società Google, non dei social. Cioè all'interno di Google, sì, i lavoratori hanno, i lavoratori sono stati liberati dai confini, sì, dell'orario, sì, sì, e sì, del nuovo diritto. Che è esattamente questo il punto a cui volevo arrivare, che anzi in realtà ha ragione, Google è molto più centrale del concetto dei social, cioè il lavoro più flessibile, più ampio e che garantisce maggiore libertà all'essere umano, all'individuo. Al contempo stiamo vedendo che non ci sono oggi, né dal punto di vista legislativo né dal punto di vista proprio sindacale, le garanzie per far sì che la massima flessibilità lavorativa garantisca anche una tutela dei diritti, un mantenimento dei salari e una riduzione delle ore di lavoro o comunque un innalzamento dello stipendio e o della qualità della vita in relazione al lavoro che si fa. Quindi naturalmente certamente la tecnologia, a partire da Google e dai grandi social, permettono una maggiore libertà, una libertà molto più ampia, ma che dobbiamo renderci conto, per molte persone, io direi a livello globale, per la maggior parte delle persone, significa in realtà una sconfitta. Perché vincono così tanto i populisti? Perché i populisti vengono votati spesso da quelli che si sentono sconfitti dalla globalizzazione, sconfitti da questo tipo di sistema. E dobbiamo renderci conto che chi è che oggi ha di fatto il monopolio nell'immaginario collettivo, della rappresentanza di chi viene dal basso rispetto all'alto? Di nuovo i populisti. Chi sono i populisti se non coloro che dicono noi andiamo dalle persone che si organizzano dal basso, e non parlo soltanto del populismo di destra, parliamo per esempio dei 5 Stelle, noi andiamo dal basso e rovesciamo un sistema oppure imponiamo la volontà popolare a un sistema che invece dall'alto ci impone delle decisioni a cui noi non abbiamo votato, alle quali noi non abbiamo partecipato. Quindi io penso che sia questo un punto centrale. Certamente il partito, la politica sono dei corpi intermedi fondamentali, ma questa funzione oggi la stanno assolvendo questi tipi di realtà. E io sinceramente sul panorama politico non vedo delle alternative che stiano riuscendo a coinvolgere le fasce, cosa vuol dire basse? Le persone che non fanno politica di professione e quindi che sono quelle che lavorano, quelle che si occupano, per cui la politica e la partecipazione alla cosa pubblica, per le quali la partecipazione alla cosa pubblica non è il principale impegno, e quindi hanno bisogno, e ritorno all'intervento che facevi tu, di un linguaggio semplice, ma che non è che deve essere per forza sbagliato, ma come diceva Iannacci, le persone devono prima di tutto pensare ai propri polli, no? E quindi devono pensare prima a vivere, e poi devono avere qualcuno che faccia da disintermediazione e che gli spieghi concetti complessi in maniera accessibile. E oggi questa cosa si è completamente persa, forse anche a causa della convergenza tra populismo e linguaggio dei social, che ha creato quello che vediamo tutti i giorni scrollando Facebook. Grazie Luca, molto, molto interessante. Dove langue la società civile e l'associazionismo, lì prima o poi languono anche i partiti politici e rischiano di diventare una sorta di ghetto marcescente che ha l'unico scopo di portare i propri membri al potere. L'uomo è una creatura che vuole associarsi, che a volte sente la necessità di aiutare il prossimo e di servire la cosa pubblica con interventi buoni da cui non avrà un profitto immediato, ma che gli fanno piacere perché sa che ha fatto qualcosa per le generazioni future. I corpi intermedi, questo tipo di corpi intermedi, non i vari livelli di esercizio del potere, secondo me non è che sono spariti perché il potere è cattivo, sono spariti perché non sono più stati quello che dovevano essere. Si sono trasformati in altro. Si sono trasformati in cinghia di trasmissione di cose che venivano dall'altro, si sono trasformati in autolegittimazione, no? Si sono trasformati in piccoli centri di potere anche loro. E questo tipo di protagonismo che ad Havel interessava e che a me interessa, è prepolitico? Sì, chiamiamolo pure prepolitico, ma secondo me è questo il vero antidoto, perché non c'è diceva Eliot, grande poeta del Novecento, che noi cerchiamo sempre di costruire sistemi talmente perfetti da rendere inutile all'uomo di essere buono. No? Ecco, Havel diceva, non c'è sistema
che possa darmi una vita migliore. È la mia vita migliore che potrà garantire un sistema migliore. È ingenuo? Non lo so se è ingenuo. So che è uno che nella storia con queste idee ha inciso concretamente. Secondo me il lavoro che ci spetta, che ci aspetta, è molto più a questo livello che nella ricerca di un meccanismo che su questo ci garantisca automaticamente. Grazie, io solo tre cose rapidissime, però innanzitutto voglio davvero ringraziare Steinman e Ubaldo Casotto per il contributo che hanno dato, davvero molto interessante alla conoscenza di nodi davvero di grande rilevanza per la nostra discussione. Tre cose rapidissime da parte mia. La prima, io francamente starei attentissimo a ragionare su questi colossi globali che sono formati nella società della tecnologia come esempi di democrazia. Anzi, io francamente più passa il tempo più mi convinco che siamo in presenza di qualcosa che minaccia seriamente la democrazia. Però bisogna stare molto attenti, perché, come dire, siamo in presenza di una concentrazione di poteri che non ha precedenti nella storia. È uno di qualcosa, una delle cose che sta minacciando più seriamente. Io vi suggerisco a chi avrà tempo di leggere un più interessante libro uscito in questi ultimi mesi di Shoshana Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. È un libro molto pesante, ma vi dico il più interessante che potete leggere negli ultimi anni.